La leggenda narra che in origine l'isola di San Giulio fosse uno scoglio popolato da esseri inquietanti, serpenti, draghi e mostri in generale. Quando, nel 390, originario dell'isola greca di Egina, vi approdò l'uomo che gli diede il nome, questi la liberò dalla vegetazione, la bonificò dagli animali molesti e vi fondò la sua chiesa. Da allora si può dire che i vescovi di Novara abbiano mantenuto il potere sull'isola e su tutta la riviera fino al 1817, nonostante le scorrerie delle milizie mercenarie degli Sforza nel 1524 minacciassero la sicurezza garantita da una posizione relativamente appartata. Nel 1841 il castello medievale fu abbattuto per far posto al nuovo grande seminario vescovile. Dopo l'approdo, il visitatore è indotto a imboccare la via del silenzio e della meditazione, che, infossata fra i palazzi storici, corre intorno all'isola, passa dall'ottocentesco Palazzo dei Vescovi e dal convento di clausura Abbazia Benedettina Mater Ecclesiae, in cui vivono le monache dedite in solitudine alle attività monastiche. Vi conoscete le case in cui abitano anche le monache, perché sono collegate da un ponticello e probabilmente i ponticelli con su l'edera sono quelle dove... Incastonata nel vertice meridionale dell'isola, la Basilica di San Giulio appare al termine del percorso fra i palazzi, prodotto della ricostruzione dell'antico edificio del 390, di cui si può ancora vedere l'abside. Ritornati all'esterno, percorsi i pochi passi che completano il tragitto, ci si ritrova al piazzale dell'Imbarcadero per la traversata di ritorno verso Orta.